Stop ai concerti per Enrico Ruggeri, che è stato ricoverato in ospedale e poi operato. Nei giorni scorsi, il cantante vincitore di due festival di Sanremo che si sarebbe dovuto esibire a Chiavasso sabato 22 settembre per poi sostenere altri 13 concerti in giro per l'Italia, dopo la tappa di Marata aveva scritto, comunicando l'esigenza di interrompere il tour, ieri è stata una serata per me di un'intensità incredibile, avete cantato, avete capito. Ho dato tutto quello che avevo e sono andato oltre, ignorando raccomandazioni e dolore fisico, ieri doveva essere così. Grazie a chi era con noi. Poi, dopo un consulto notturno con il Fido Carmelo, dottore e rocker, stamattina ero già in ospedale per altri accertamenti, niente di terribile, ma devo operarmi al più presto e naturalmente fino a quel giorno non posso più usare la voce. E infatti altri accertamenti medici hanno confermato la necessità per Ruggeri di operarsi al più presto. Operazione alle corde vocali che, come comunica il suo ufficio stampa, è stata eseguita. Il 20 settembre Enrico si è sottoposto ad intervento chirurgico presso l'ospedale San Raffaele, si legge nel comunicato stampa diffuso e pubblicato poi anche sulla pagina Facebook del cantante, l'equipe del dottor Leone Giordano ha rimosso l'edema e ha pulito le corde vocali. L'operazione ha avuto ottimo esito, senza alcuna complicazione. La nota prosegue poi rassicurando i fan di Ruggeri, preoccupati per la sua salute dopo l'annuncio di dover interrompere il tour. Enrico prosegue la nota a firma di Stefania Alati, è già sveglio e, come immaginerete, già attivo, irrequieto e pronto ad iniziare il lavoro post-operatorio. Mi incarica di ringraziare tutti per i messaggi affettuosi e positivi. Avrete presto altri aggiornamenti direttamente da lui. Sta bene e presto potrebbero quindi arrivare notizie da lui stesso. È anche possibile, dunque, che Ruggeri cerchi di recuperare le ultime date del tour, saltate proprio a causa dei suoi problemi di salute. Il cantante, come spesso accade a chi fa questo mestiere soprattutto da molto tempo, aveva iniziato a stare male dopo l'ultimo concerto e dai controlli è emerso che avrebbe dovuto prendere un periodo di riposo. Stessa cosa era successa qualche mese fa a Jovanotti, che ha dovuto annullare una tappa del suo tour.